Amici di Palermo City Walk, se ci riesco ed è aperto, vi faccio vedere un posto all'interno del mercato di Ballarò particolare. Sì, è aperto. Buongiorno. Eccoci dentro. Qua è un mondo all'interno del mercato di Ballarò, dove i colori e le fantasie e i tessuti africani diventano protagonisti all'interno del cuore del mercato. Guardate. Le mascherine, in effetti ero venuto per le mascherine nell'occasione, vi sto facendo vedere questa realtà nel cuore del mercato. Guarda che fantasie africane, che meraviglia. Queste fantasie africane sono stupende. Da quanto tempo esiste questa realtà qui, questo negozio? Da 2 anni. Siamo venuti altre volte. E qui si fa tutto artigianale, con uno stile anche italiano, europeo, ma con i colori dell'Africa. Guardate che spettacolo e che meraviglia di camicie, di tessuti nel cuore del mercato. E si possono anche comprare le mascherine, infatti oggi ne prendo 2. E uscendo da questo meraviglioso negozietto nel cuore del mercato di Ballarò, siamo subito a ridosso di Piazza Mediterraneo, una piazza recuperata totalmente. Vedete come già ci sono la street art, l'omaggio, no razzismo al ragazzo ucciso. Guardate che bella piazzetta Mediterraneo, una piazzetta tutta recuperata dai residenti stessi nel cuore del mercato di Ballarò. Qui chiaramente street art ovunque, guardate che bello. Il bimbo con la frutta, la cassetta e la cassettina di Forst nelle mani. Ci tenevo a farvi vedere questo squarcio di mercato. Guardate la cupola della chiesa del Gesù di Casa Professa, e da questa parte il mercato, che oggi un po' non c'è quasi nessuno. Quella è la chiesa di San Nicolò, guardate che la torre di San Nicolò. Da lì si vede tutta la città, uno spettacolo ragazzi. Ricordo qualche giorno fa questo palazzo ancora impacchettato, come lo vedete qui nell'impalcatura. Adesso lo hanno spacchettato, non lo vedevo da anni, e guardate cosa ho scoperto, che meravigliosa statua hanno recuperato. Vergine madre figlia del tuo figlio, che bella, enorme, stupenda, sopra il portone d'ingresso. E continuo la mia passeggiata. Un'altra Madonnina su un portone.